Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light. In questo video vi mostro 5 giochi gratuiti a cui potete giocare come passatempo utilizzando semplicemente il vostro browser. Ogni gioco è di un genere diverso fra loro e inoltre tutti questi sono in multiplayer, quindi è possibile giocare anche con altre persone. Detto questo, vediamo subito di quali giochi vi sto parlando. Sicuramente come primo sito ci tengo a consigliarvi Slither.io perché è un ottimo passatempo e consiste, per chi non lo sapesse, nel mangiare diverse palline o sfere, in base a come vogliamo chiamarle, che ci permettono di far crescere il nostro personaggio, in questo caso un piccolo vermetto. Adesso inserisco il mio nickname e clicco su play per farvi vedere un po' come funziona questo giochino. È molto semplice, come vi dicevo ragazzi, potete utilizzare il mouse e mangiare queste palline per crescere, oppure tenendo premuto il tasto sinistro del mouse potete velocizzarvi come in questo modo per mangiare chi è più piccolo di voi, o potete anche mangiare chi è più grande, ma dovete essere molto astuti e agili. In questo caso andare davanti a quello enorme, ecco, tipo adesso sono stata mangiata, vorrei sclerare ma non lo faccio, quindi in breve dovete essere molto astuti e agili nel passare davanti con il vostro vermetto, perché per ogni morte voi diventerete più forti o comunque più lunghi in questo caso. Ricordatevi però di darvi la velocità con il tasto sinistro del mouse, tenendolo premuto, e mangiate tante sfere per poter crescere. Secondo giochino, vi consiglio di registrarvi, quindi di creare un account completamente gratuito per tenere conto dei punti che fate e soprattutto nel caso ci fosse uno o più giocatori che vi piacciono, così da potergli mandare l'amicizia o per ricevere la richiesta di amicizia e quindi creare una bellissima amicizia con altri utenti. Se invece non avete l'account, questo vi viene difficile, quasi impossibile, quindi vi consiglio sempre di creare l'account. Come si fa? Semplicemente si clicca in alto sul login e si decide con quale di queste piattaforme volersi registrare. Io ho deciso di farlo con il mio account Facebook e, una volta fatto, clicco su Play Now. Aspettiamo che carichi fino al 100%, ovviamente ci metterà pochissimo. Eccoci qui, a questo punto noi andremo a selezionare sulla destra, su English, la lingua in italiano ovviamente, sul region lasceremo Europa, server lasceremo pure questo, a meno che voi non vogliate cambiare mappa, ma comunque io lascio tutto così com'è. Potete cambiare anche la modalità, quindi a sinistra c'è la modalità Speed, Classic, Battle Royale e Survival. Giocando potrete capire meglio di cosa io stia parlando. Nel frattempo vi mostro semplicemente la categoria classica. Andando su giocatore potete personalizzare il vostro omino avatar. Peccato che non ci sia l'avatar da donna, perché mi sento molto presa per i fondelli, ma lasciamo stare. Abbiamo qui una bellissima AK e tantissime altre armi. Ovviamente potete decidere tutte queste. Voi avete un avatar che è praticamente quello in alto. Sono tutti gli slot delle armi che potete possedere. Bene, ma a noi non interessa. Una volta che avete analizzato tutte queste categorie, quindi potete inviare anche l'amicizia ad altri utenti o invitare anche i vostri amici a giocare insieme. Per iniziare a giocare dovrete ritornare sul server e cliccare su collegare. A questo punto aspettate qualche secondo ed eccoci qua. Adesso possiamo giocare. Come vedete è uno sparatutto, ma questo già si prevedeva da prima. Con i tasti della tastiera 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 potete cambiare l'arma a vostra disposizione. Tenete premuto come un qualsiasi sparatutto. Ecco, adesso mi stanno colpendo. La mia salute si trova in basso. Come vedete la barra verde, che piano piano si rigenera se non vengo colpita. Per muovermi sto usando i tasti WASD. Per gestire la visuale muovo o tengo premuto il mouse. Fare fuori qualcuno, questo è con noi? No. Per ricaricare l'arma dovete premere R per saltare barra spaziatrice. Comunque vedete tutto in basso a destra.
Come faccio a capire chi è il mio avversario? Semplicemente, ragazzi, non vedete il nome, come in questo caso. Per rinascere cliccate su spawn predefinito in basso a destra. Prossimo gioco molto simile a Fall Guys, quindi siamo dei personaggi abbastanza buffi e divertenti, in cui dobbiamo affrontare degli ostacoli e riuscire ad arrivare per primi. Questo per poter rientrare nella partita successiva. Ovviamente in alto inseriamo un nostro nickname, poi altra cosa meravigliosa, su più possiamo invitare i nostri amici creando un party su Create Party. A questo punto ci viene fornito un codice qui a destra, nel mio caso inizia con EUB, che cliccando su questi foglietti una sola volta possiamo incollare direttamente sulla chat del nostro amico per potergli permettere di entrare anche lui in stanza insieme a noi. Quando sarà dentro ovviamente vi apparirà un altro pinguino. Noi possiamo personalizzarlo in alto sulla maglietta, cambiare il colore delle braccia e della testa e possiamo andare in basso tenendo premuto con il mouse per scegliere altri colori. A me piace viola, poi vado su impostazioni nel caso volessi cambiare, abbassare la musica o la sensibilità del mouse, oppure anche controller, e una volta fatto clicchiamo su play. Possiamo comunque intanto cambiare anche la modalità, che al momento è solamente casual. E ci sono anche i tornei, a cui io non posso partecipare perché ho creato un party, quindi è molto importante capire che bisogna essere da soli per poter giocare a questi tornei. Quando siamo pronti clicchiamo su play, aspettiamo che ci siamo tutti, dovrebbe iniziare molto velocemente, quindi non preoccupatevi per l'attesa. I tasti per muoversi sono quelli che vedete ai lati dello schermo, quindi WASD, guardate, jump, quindi saltare con la barra spaziatrice, perfetto. Comunque spero di aver reso l'idea. Continuiamo, stavolta andrà meglio, riproviamoci. Ma sono rimasta incastrata nel cubo, oddio, fantastico. Prossimo gioco, Venge.io, è anche questo di genere FPS. Possiamo personalizzare il nostro personaggio cliccando sul suo nome. Gli unici gratuiti che abbiamo al momento sono questi tre. Comunque iniziamo subito su play now. Eccoci qua, come vedete abbiamo anche i tasti a destra, F per la granata, infatti me la sono lanciata addosso, E per il martello tenendo premuto, credo il numero 1 per l'arma principale, quindi la mitragliatrice suppongo, barra spaziatrice per saltare, shift o mouse per mirare. In questo caso non ci sarà bisogno di cliccare da nessuna parte per resuscitare perché sarà tutto automatico. Ecco, ammazziamo questo qui, perfetto. 10 punti, wow, mi sento fortissima adesso, wow, sono potente. Abbiamo sbloccato delle carte, premi B per sbloccarle. Ok, proviamo, wow, stupendo. Da oggi sono sempre qui, ragazzi, mi trovate H24 mattina e sera senza una vita sociale. Ultimissimo gioco che vi ho messo in lista perché ne vale assolutamente la pena, si chiama Shellshock.io. In pratica siamo un uovo con la nostra arma per fargli paura. Purtroppo qui non c'è la lingua in italiano, quindi dobbiamo accontentarci. Ma comunque l'interfaccia è abbastanza intuitiva. Ci sono varie modalità, quindi free for all, la classica, in modalità squadra e tutte le altre. Clicchiamo su play o impostiamo un nickname, io lascio questo qui per comodità, scegliamo la nostra arma e poi clicchiamo su play. Benissimo, ci siamo, raccogliamo le uova, suppongo servano a qualcosa, no? Eccoci qua, ragazzi, ho dovuto riaprire un'altra partita perché quell'altra mi era crashata, più che crashata ho chiuso per sbaglio. Ah, mi hanno già fatta fuori, wow, come si dice, beh, ha trovato il pelo nell'uovo. 5 secondi per resuscitare, poi clicchiamo sul bottoncino rosso, vai, let's go. Adesso mi vendico, raccogliamo le uova, raccogliamo tutto, ragazzi, anche questa bombina. Adesso se lo vedo lo faccio fuori, eh. Devo solo capire chi è il mio nemico. Ah, perfetto, era proprio lui, era davanti a me, quindi siamo tutti contro tutti, ok. Adesso arrivo, baby. Posso vedere anche i conteggi in alto di quante uova ho rotto, fantastico. Per ricaricare, sì, penso si usi la R. Ma come? Dai, io sparavo di continuo e non moriva. E nulla, ragazzi, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, sicuramente molto divertente per passatempo o per giocare con i vostri amici. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se sì lasciate un like se vi piace questo video. Ciao e alla prossima da Mary Light.